Sono tornato! Salve a tutti, il vostro Filippo Fiorenza qua torna con la terza stagione del Panino Ignorante. Non pensavo, credetemi, e invece è accaduto che siamo giunti a una terza stagione. Dopo una prima stagione sorprendente, una miracolosa, arriviamo con questa terza stagione con un panino davvero simpatico. Quindi andiamo come sempre a vedere tutti quanti gli ingredienti e poi li andremo a cucinare. Quindi servirà del pane freschissimo. Che profumo che fa! Una bellissima cipolla! Formaggio 1 e formaggio 2. Due bastoncini di verdure. Del salame piccante, piccantino, lino lino, lano lano. Della mayo. Della salsa barbecue. Della paprika. Della Worcestershire sauce. Il nostro ingrediente principale, ovvero un fantastico hamburger da 250 grammi. Condito con solo sale e pepe nero. Quindi ora andiamo in cucina. Quindi prendiamo la nostra cipolla, la prendiamo, la tagliamo per lungo. Prendiamo la prima metà e la tagliamo molto sottile. E dopo averla resa tutta quanta bella sfumeggiante, andiamo di là e la cuciniamo piano 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 piano. Padella bella calda, burro bello freddo e lo facciamo sciogliere, però non troppo. Dobbiamo cercare di non bruciare il burro. Quindi appena le vedete tutte quante queste belle bollicine, prendiamo la nostra cipolla, schiaffiamo dentro. E questa volta come siete abituati, questa volta invece no, vi dovete fermare perché questa cipolla dovrà cucinare tanto, tanto. Tanto tanto, più di 20 minuti, perché questa cipolla piano piano deve togliersi tutta quanta quel sapore cipolloso fastidioso che tutti quanti noi odiamo, ma che poi dici ma quanto è buona la cipolla. Quindi noi abbassiamo la fiamma e lo facciamo cucinare piano 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 piano. E visto che noi non perdiamo tempo, che cosa facciamo? Prendiamo questi due fantastici bastoncini di verdure e li mettiamo nel forno a 180 gradi per circa 10 minuti, il tempo che si cucinano tutti quanti. Ma Filippo, non mi stai friggendo i bastoncini? E questa volta ci sarà un piccolo strappo alla regola, perché... perché il bastoncino di verdure messo nel forno, incredibile ma vero, sa 147.000 volte più buono e fritto. Provare per credere. Quindi noi apriamo il nostro forno, schiaffiamo dentro i nostri bastoncini e ci vediamo per circa 10 minutini, il tempo che si colorano piano 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 e quindi estraggono tutto il loro fantastico sapore. E come potete vedere la nostra cipolla piano piano ha perso quasi tutta quanta l'acqua e quindi c'è un odore fantastico. Quindi che cosa facciamo? Prendiamo il nostro sale, lo mettiamo di sopra su questa fantastica cipolla, un po' di pepe nero che non fa mai male e giriamo piano piano e continuiamo nella cottura, così rilascia ancora più acqua e molto più gusto e profumo profumato. E mentre la cipolla cucina e i bastoncini cucinano, noi facciamo la nostra imitabile salsa. Un bel cucchiaione di maionese, una bella cucchiaiata di salsa barbecue, paprika, un po' di salsa Worcester, poco 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 poco. Mischiamo vorticosamente. In pochi secondi, nostra fantastica salsa con maionese, barbecue, Worcestershire sauce e paprika. Oh oh, sono tornato per la cipolla e che cosa è successo? Oh oh, chiamate la polizia, perché qui abbiamo la migliore cipolla caramellata della storia. Quindi ora noi che cosa facciamo? La trasferiamo su un piatto di portata e tutto quanto questo bel sughino, lo sai che cosa facciamo? Ci
Schiaffiamo il nostro hamburger. Ebbene sì, eccola qua la sorpresina. La teniamo 2 minutini per lato, così tu viene una fantastica crosticina e dentro rimarrà bello succoso. E ora faccio un po' di silenzio per il momento ASMR del video. E ora che facciamo? Lo giriamo e gli facciamo fare l'altra crosticina dall'altro lato. Vedete come sta cucinando bene? Guardate qua, guardate che c'è qua. Mamma mia! Non vedo l'ora che lo assaggiate. Tutti, tutti quanti. Anche Fabio. Quindi ora arriva la parte figa del video, ovvero prendiamo la cipolla e la mettiamo sull'hamburger. Tanta, tanta, tanta cipolla. Poi prendiamo il salame e lo mettiamo sull'hamburger. Quindi poi prendiamo la fetta di cheddar, la mettiamo di sopra. E poi mettiamo l'altro formaggio di sopra. E copriamo e lasciamo dormire per un paio di minuti. E vedrete che cosa esce fuori. Ah, se, come se lo vedrete. E ora andiamo in cucina ad assemblare il panino. Na 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 na. E ora il momento che tutti quanti aspettavate, ovvero l'assemblaggio. Salutiamo qua, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo panino super mega ignorante. Iscrivetevi al canale, mettetevi mi piace al video, grazie per aver acquistato tutti quanti le magliette e alla prossima, ciao!